What a tutti ciurma e benvenuti ragazzi in questo nuovissimo episodio su Doki Doki Literature Club. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno ragazzi, ci avviamo ovviamente verso la fine della route dedicata solo ed unicamente a Natsuki. Mi è stato comunque suggerito di vedere anche insomma il giorno dei preparativi che precede il festival che passeremo con Natsuki, sarebbe a dire il pomeriggio che passeremo con Natsuki, perché magari potrebbe esserci qualcosa di diverso. Per cui eravamo arrivati appunto qui al momento in cui dobbiamo comporre la terza ed ultima poesia. Non ci dimentichiamo che la volta scorsa tra l'altro Monica sembrerebbe essersi accorta che sto barando tra virgolette, perché ovviamente avendo fatto 20 su 20 azzeccate per Natsuki ha diciamo fiutato un pochettino l'imbroglio, quindi di continuo sempre a dire che questo gioco non smette mai di stupirmi. Per cui iniziamo ragazzi allora con Puro, Perfect, ovviamente, o Parfait come i Ketzer, la se legge, Puff, Rosa, Anime, Cagnolino, Piroetta, Lecca Lecca, Vaniglia, Vestaglia, Marshmallow, Parco Giochi, Calzini, troneggia sempre ragazzi e non ce lo dimentichiamo, Fiocco, Zucchero, Pace, Fragola, Latte, ovviamente abbiamo anche ragazzi ingredienti perché ricordiamoci che a lei piace cucinare, Saltare e come ultima Caramella. Perfetto, siamo riusciti a comporre al meglio anche questa terza poesia. Oh cielo, sono di nuovo arrivata per ultima, non ti preoccupare, anche io sono appena arrivato. Ti stavi disercitando di nuovo al piano? Sì, devi avere davvero un mucchio di determinazione. Prima hai fondato il club, ora stai imparando a suonare il piano. Beh, non la definirei proprio determinazione, ma passione. Ricordati che il club non esisterebbe se non fosse per voi. E sono super contenta di sapere che avete tutti voglia di dare una mano per il festival. Ah, non vedo l'ora che arrivi il festival, sarà uno spasso. Natsuki, non te ne stavi lamentando giusto ieri? Beh sì, non sto parlando della nostra parte del festival. È un giorno intero di scuola in cui possiamo giocare e mangiare un sacco di cibi deliziosi. Tutto ad un tratto sembri parlare un po' come Sayori. Monica, ce l'hanno il calamaro fritto? Ovviamente, ricordiamoci la battuta incredibile sul calamaro. Perché lei si chiama Monica, tu fra tutti, non ho detto che non mi piace, comunque cosa intendi dire con fra tutti? Perché sì, è proprio lì nel tuo nome, Monica. Non è così che si pronuncia il mio nome. In ogni caso, una volta tradotta quella battuta non ha alcun senso. Ovviamente, non farci caso, però concentriamoci solo sul nostro evento. Va bene, va bene. Le tue reazioni non sono divertenti come quelle di Yuri o Sayori, comunque. Perdonami. Comunque, dov'è Sayori? Oh, eccoti. Sayori è seduta a un banco nell'angolo della stanza, con lo sguardo apparso nel vuoto. Mi avvicino a lei. Muovo la mia mano di fronte alla sua faccia e di nuovo la testa fra le nuvole. Ovviamente, ragazzi, lei è già purtroppo un po' giù di morale, non badare a me, puoi andare a parlare con le altre, va tutto bene, ma certo, perché non dovrebbe, solo che mi sembri un po' strana. Scusa, devo essermi fatto le idee sbagliate. Ovviamente il nostro protagonista non si smentisce mai e confermo un'ulteriore volta che è un grandissimo coglione. Ti preoccupi troppo per me, sto bene, vedi, Sayori mi fa un gran sorriso, non lasciarti distrarre da me mentre ti diverti con le altre. Beh, d'accordo se lo dici tu. Coglione, imbecille, testa di rapa. Lasciamo perdere. Ok, vabbè, forse dovrei chiedere a Monica se ha notato qualcosa di strano in Sayori. Mi avvicino timidamente a lei. Giocherina, come vai? Potrebbe sembrarti una domanda un po' insolita. Hai notato qualcosa di strano in Sayori di recente? Qualcosa di strano? In che senso? Magari ci sto dando troppo peso, ma oggi mi sembra un po' triste. Oh, dici davvero? Non credo di aver notato qualcosa di strano in lei. Monica guarda verso Sayori che sta stropinando avanti e indietro una gomma per cancellare sul suo banco. Magari ha qualcosa che le frulla per la testa, ma sono sorpresa che non sia io a chiederlo a te, giocherina. Di certo tu la conosci molto meglio di me. Sì, ma non aveva mai fatto così prima d'ora. Mi ha sempre parlato delle cose che le davano fastidio, ma stavolta quando gliel'ho chiesto non me ne ha voluto parlare. Scusa, so che non è un tuo problema, volevo solo chiederti se ne sapevi qualcosa, quindi è meglio se cambiamo argomento. No, no, è importante anche per me. Dopotutto anch'io sono sua amica. Sì, sì, certo, proprio sua amica. Inoltre il benessere dei membri del mio club mi sta molto a cuore. Sai, magari provo a parlarci io, ne sei sicura? Sembrava volesse essere lasciata sola. Ne sei certo? Magari ha difficoltà a parlarne con la persona che le interessa. La persona che le interessa? Che intendi dire? Sto dicendo che forse sta pensando proprio a te, giocherina. A me? Come diavolo sei arrivata a una simile conclusione? Beh, probabilmente non dovrei parlare troppo, ma se io riparla di te più di qualsiasi altra cosa, sai?
Da quando sei entrata nel club l'ho vista molto più felice, come se dentro di lei si fosse accesa una luce in più. Cosa? Impossibile, Sayori è sempre così. È sempre stata una ragazza solare. Non è poi così diversa da come è sempre stata. Sei davvero spassoso, giocherina. Mi hai pensato che forse l'hai sempre vista così allegra semplicemente perché fa così quando ti avvicina? Ah, ho parlato troppo. Scusa, ma in fondo cosa vuoi che ne sappia io? Non intendevo giungere a conclusioni affrettate, per cui faresti bene a dimenticare ciò che ho detto. Proverò a fare due chiacchiere con lei, quindi cerca di non pensarci per adesso. Ah, va bene. Monica sorride eloquentemente. So che mi ha detto di dimenticare tutto, ma so già che non riuscirò a togliermi le sue parole dalla testa. Ovviamente, ragazzi, ci ha praticamente dato l'enorme indizio che Sayori prova un grande interesse per noi. E lui però, insomma, diciamo che dice: ah, ok, non si sforza più di tanto. Vabbè, si inginocchia accanto a Sayori, le parla, bla bla bla, non riesco a sentire, mi siedo al mio posto. Impossibile farlo con lei che si comporta così. Possibile che tenga lei al punto a lasciare che questa cosa mi opprima così tanto? Dovresti, pezzo di merda. C'è molto che io possa fare? Ed ecco qua che arriva la nostra piccola Natsuki, ragazzi. Guardo in alto e vedo Natsuki davanti a me. Che c'è? Vuoi rimanere tutto il tempo così a fissare il nulla? Non abbiamo tutto questo tempo da perdere, quindi... Ah, scusa, non volevo farti preoccupare. Non ero preoccupata, è solo che... Natsuki guarda in basso. In mano è il volume di un manga. Ah, giusto, c'è stato un piccolo contrattempo, ma ora possiamo iniziare. Certo, definisci Sayori un contrattempo. Sei incommentabile, amico. Non ti farò aspettare oltre. Dannazione, ora mi stai facendo passare per quella cattiva. Se c'è qualcosa che ti dà fastidio, basta che mi dici di lasciarti stare e io lo farò. Voglio dire, sempre che non ti vada di parlarne. Ha praticamente biascicato quest'ultima parte. Nah, probabilmente ne sto facendo un problema più grande di quel che è in realtà, sicuro, sì sì. È solo che sto pensando a Sayori. Sayori? Stai pensando a Sayori? Sì, oggi sembra decisamente abbattuta, ma quando gliel'ho chiesto non ha voluto dirmi nulla. Perciò non posso fare a meno di chiedermi se le sia successo qualcosa. Oh, Natsuki fa un sospiro. Beh, per cominciare dovresti imparare a esprimerti meglio. In ogni caso, sei il suo migliore amico, giusto? Sì, direi di sì. Ecco, in tal caso penso tu debba avere più fiducia in lei. Se avesse bisogno di te, tu saresti la prima persona a cui si rivolgerebbe, no? Beh, credo tu abbia ragione. Siete totalmente fuori strada tutti e due. Incommentabili. Quello che intendo dire è che alcune persone hanno delle giornate storte. A volte è impossibile evitarle. È probabile che non voglia farti preoccupare perché non è nulla di che. Sì, è più o meno quello che mi ha detto lei. Forse non dovrei costringerla. Esattamente, se avesse bisogno del tuo aiuto te lo farebbe capire. Sì, avrei dovuto comprenderlo fin dall'inizio. Natsuki giochicchia col manga che tiene fra le mani. Lei è molto importante per te, dico bene. Ah, non farti strane idee, è solo che siamo amici di lunga data, è normale preoccuparsi dei propri amici. Cioè, poco fa eri preoccupata per me, perciò... Non è vero, diamine, se ora ti senti meglio, allora diamoci una mossa e iniziamo. Certo, certo. Ok, perfetto, quindi diciamo si sono messi a leggere il manga come se nulla fosse. Ecco, è arrivata Monica, dopo un po' di tempo Monica ci chiama tutti all'appello. Perché non iniziamo a scambiarci le poesie? Prima che me ne accorgessi tutto è tornato alla normalità. Le ragazze vanno a recuperare le proprie poesie e io faccio altrettanto. Incrocio lo sguardo con Monica e lei mi sorride. Mi chiedo di cosa stessero parlando lei e Sayori. Perfetto, è arrivato il momento di far leggere la nostra poesia. Mi chiedo come reagiranno un po' tutte, sinceramente, perché Natsuki sembrava aver apprezzato veramente molto, ovviamente, quello che avevamo scritto, per cui voglio vedere. Su, su, fammela leggere, ok, è particolarmente entusiasta. Sei piuttosto vivace oggi. E perché non dovrei? Lo sai che mi piacciono le tue poesie? Sono solo sorpreso, prima faticavi tantissimo ad ammetterlo. Beh, mi sembra normale, dovevo pur metterti un po' al tuo posto. Non che, cioè, non che io sia timida o altro, o invidiosa. Non ero affatto invidiosa, perché avrei dovuto? Solo perché sei bravo a scrivere. Sarebbe stato stupido. Praticamente ti sei autoaccusata da sola, brutta imbecille. Natsuki, che c'è? Non sei molto sicura del tuo stile, vero? Eh? Di che stai parlando? È chiaro come sole che il mio stile è il migliore, vero? Ci ho messo un po' ma penso di aver capito. Forse Natsuki fa l'arrogante per compensare la sua insicurezza. Ovviamente è così. Se si comporta come se fosse la migliore, allora forse anche gli altri lo penseranno. Vero? Giocherina, ti prego, dimmi che ti piacciono le mie poesie. Non importa se le odi, dimmi solo che sono la migliore, ti prego. Oh! Ma che cazzo te passa in testa? Ma che cosa stai dicendo? Ho davvero bisogno di sentirmelo dire da qualcuno. So che sembra stupido, ma c'è un motivo se non ho mai fatto leggere a nessuno le mie poesie prima d'ora. Natsuki, il motivo è...
Il motivo è che nessuno mi prende mai sul serio. Che senso ha far leggere agli altri le mie poesie se poi si mettono a ridere e dicono è così carina, proprio come te, Natsuki? A volte vorrei non essere carina, ma nessuno lo capisce. Ci metto tutta me stessa quando scrivo, lo stile non ha importanza, sono le emozioni che contano. Perché nessuno lo capisce? Voglio solo... La voce di Natsuki si affievolisce. Forse perché le sue labbra hanno iniziato a tremare. Guardo in basso. Stringe forte i pugni. Ascolta, Natsuki, se non fai attenzione rischi di strappare la poesia. Afferro delicatamente la poesia finché non lascia la presa. L'appoggio sul banco e sistemo le pieghe che si sono formate. Non leggerla! Prima che io possa riprenderla, Natsuki l'afferra. Fa schifo. E so che odi le mie poesie, quindi non sei costretta a leggerla, capito? Ma voglio leggerla. Perché? Perché mi piace quello che scrivi, lo dico sul serio. Perché dovrei giudicarti per il tuo stile? Non è che il mio sia chissà cosa, voglio dire, è vero che la prima volta che ho letto una tua poesia non l'ho presa tanto sul serio, ma ora ti conosco meglio. Inoltre Yori sbaglia a dire che sei una dilettante rispetto a lei. Mentre Sayori, nonostante abbia sempre buone intenzioni, a volte si concentra così tanto sulla semplice felicità da non capire cosa vogliono davvero gli altri. Non mi fate parlare. Non mi fate parlare perché sennò questo qua lo distruggo. È vero, suppongo di non essermi mai soffermato a pensare quanto deve essere dura per te. E mi dispiace di essere stato anch'io parte del problema. Ma ora capisco. Non sei soltanto carina, sei molto di più. Ah, Natsuki, lo stai facendo di nuovo. Ancora una volta Natsuki sta stringendo con forza la poesia. Guarda in basso, nascondendo il suo sguardo. Non mi sono mai reso conto di quanto fosse difficile per lei. Finalmente si fa coraggio, allunga un braccio e appoggia la poesia sul tavolo. Poi... leggerla. Ma girati di spalle, in questo momento non mi va che mi guardi in faccia. D'accordo. Allora ragazzi, io non vorrei sbagliarmi, ma questa poesia mi sembra di non averla mai letta. Mi sembra. Forse mi ricordo male, ma ho questa impressione ragazzi. Si intitola Perché tu? Con la mia compagnia il domani sarà più luminoso, ma tengo lo sguardo basso quando l'oggi è piovoso. Tengo lo sguardo un po' più alto perché tu mi guardi. Quando voglio dire qualcosa lo dico con un grido, ma esprimere ciò che davvero provo ancora non mi decido. Le mie parole sono un po' meno vuote perché tu mi ascolti. Quando qualcosa non è alla mia portata punto sempre in alto, ma quando mi sento piccola non riesco nemmeno a fare un salto. Riesco a tenere un po' di più la testa alta perché tu sei di accanto a me. Credo in me stessa con tutto il mio cuore, ma cosa faccio quando è lacerato dal dolore? Ho un po' di fiducia in più in me stessa perché tu ti sei fidato di me. La penna mette sempre alla prova i miei sentimenti, non sono una brava scrittrice, ma non posso fare altrimenti. Le mie poesie mi sono un po' più care perché tu pensi a me. Perché tu, perché tu, perché tu. Ovviamente è chiaro come il sole, ragazzi, che questa poesia è dedicata a noi, ed è chiaro come il sole che parla proprio, ragazzi, apertamente della sua immensa insicurezza, insicurezza che viene un pochettino sorretta dal fatto che ci siamo noi con lei, magari a darle sostegno, che siamo vicini a lei, che sosteniamo le sue passioni, insomma che la comprendiamo fondamentalmente. Quindi è molto molto esplicativa questa poesia. Perché mi guardi così? Se non ti piace dillo e basta, non mi arrabbierò. No, non è che non mi piace, sono rimasto solo un po' sorpreso. Non sono abituata a sentirti dire cose così carine. Ma che dici, cretino? Secondo te qual è il senso di scrivere? Esprimere cose che non puoi dire esplicitamente? Sì, capisco. Scusa se a volte non comprendo il senso. Ma non lo faccio apposta. E comunque, sono felice che tu abbia condiviso la tua poesia con me. Mi piace. Beh, sì, sono una professionista, quindi... Natsuki borbotta, fallendo miseramente nel tentativo di sembrare sicura di sé come al solito. Vedi solo di... ricordare che anch'io ogni tanto sono in grado di pensare cose simili. Sai, quando sei carino nei miei confronti, significa molto per me. Ah, mi fa piacere. Notando la soddisfazione di Natsuki, accenno a ridarle la poesia, ma di colpo Natsuki mi afferra le mani e le spinge via. Rimango sorpreso dalla determinazione delle sue piccole e delicate mani. Non la voglio. Eh? Perché no? Non la voglio e basta, cavolo. Capisco cosa sta cercando di fare. Incapace di essere onesta con se stessa, sta cercando di regalarmi la poesia in modo indiretto. Beh, se le cose stanno così, la terrò. Invece di insistere, scelgo di assecondarla. Bene, se ti fossi rifiutato, io...
Non importa, sono felice che tu la voglia tenere. Natsuki si rimangia le parole e lascia perdere. Nonostante lo sforzo per nascondere la sua espressione, riesco a vedere un piccolo sorriso sulle sue labbra. È tutto per ora, quindi mettila via prima che qualcuno la veda, ok? Ah già, lo farò. E con ciò ritorno al mio posto così da poter mettere via la poesia di Natsuki. Sì, ma la nostra non l'ha letta, scusa. Vabbè, facciamola leggere a Sayori, che comunque, vabbè, è carina, credo. Oh, andiamo, lo so che non ti è piaciuta. Beh, non dovresti dare peso a quello che penso. In fin dei conti l'hai scritta per un'altra persona, o mi sbaglio? Probabilmente Natsuki. Non l'ho scritta per nessuna in particolare, chissà. Non è quello che intendevo comunque, ma va bene lo stesso. Stai facendo nuove amicizie, proprio come speravo. Questo mi rende davvero felice. E anche tu sei felice, vero? Di essere nel club, dico. Beh, certo che lo sono. Bene, questo è l'importante, grazie giocherina. Sayori, va tutto bene? Sì, tranquillo, sono solo un po' stanca. Se lo dici tu, fammi sapere se hai bisogno di qualcosa. Lo farò. Non preoccuparti di me, ok? Vai pure a giocare con le altre. Se proprio insisti. Evviva, oggi vado a casa un pochino prima. Sayori, di a Monica che non mi sentivo molto bene, d'accordo? A domani. Prima che possa aggiungere altro, Sayori esce da Laura canticchiando. E lì è cominciato il declino assoluto. Facciamola leggere a Yuri. Yuri non sembra molto entusiasta di passare il tempo con me. Immagino che sarà lei a venire da me se cambierà idea, ma per il momento farei meglio a lasciarla da sola. Perfetto, manco lei l'ha voluta leggere. Non rimane che Monica, che vediamo che considerazioni ha. Ciao giocherina, hai scelto la poesia che vuoi recitare al festival? Beh, partecipare al club è una cosa, ma recitare davanti a un mucchio di persone. Devo pensarci su un altro po'. Ok, non c'è problema, qualsiasi cosa tu scelga sono sicura che andrà benissimo. Inoltre mi farebbe piacere vederti all'opera. Comunque diamo un'occhiata alla poesia di oggi. Certo, lascio che Monica prenda la poesia che avevo tra le mani. Capisco, hai continuato a usare lo stile di Natsuki. Natsuki ti piace tanto, vero? Ecco, oh giocherina, andiamo, è tutto troppo sospetto. Trascorri del tempo con lei nel club ogni giorno, fingi di apprezzare i manga che legge. Lo sai com'è fatta Natsuki? Se non la secondo finirà per odiarmi. Giocherina, penso che tu stia fraintendendo. Non è che Natsuki odi chiunque non le dia ciò che vuole. È vero, è una ragazza decisa, ma non è egoista a tal punto. Infatti penso tu sia l'unico ad assecondarla così tanto. Capisco. Un po' lo immaginavo, solo che non mi andava di ammetterlo. Quindi vorrei dirti una cosa. Fa attenzione, d'accordo? Natsuki è imprevedibile. Spesso non sa nemmeno lei cosa vuole. In fin dei conti è la più giovane fra di noi. Potrebbe non sapere come gestire i suoi sentimenti. Quello che sto cercando di dirti è, se dovesse succedere qualcosa di brutto, questo potrebbe danneggiare anche il club. Non mi faresti mai una cosa del genere? Dico bene? Io non so come rispondere. Anche se tengo molto a lei al club, è un po' sleale tirare fuori un discorso del genere. Beh, sei un tipo intelligente, sono sicura che farai la cosa giusta. Monica sorride dolcemente. Ad ogni modo, ora ti faccio leggere la mia poesia, d'accordo? D'accordo. La donna che sa tutto, anche questa se non sbaglio, sì, l'avevamo letta. Sai, sento che imparare e cercare risposte siano il genere di cose che danno significato alla vita. Non intendevo buttarla sul filosofico, ma è una cosa che avevo in testa, quindi mi andava di scriverla. Capisco, non ci ho mai pensato su più di tanto. In un certo senso è quasi paradossale. Dopotutto, se avessimo tutte le risposte, il mondo non inizierebbe a perdere di significato. Sai, ho notato una cosa, ho la sensazione che voi del club preferite scrivere di argomenti tristi piuttosto che di quelli felici. Ah, sorpreso! Voglio dire, se andasse tutto bene, non avremmo nulla da scrivere, dico bene. Ma questo non l'ha detto già altra volta, scusa. Gli umani non sono creature bidimensionali? Penso che tu lo sappiamo di chiunque altro, questo l'ha detto già l'altra volta. Ok, vabbè, il consiglio del giorno di Monica, che abbiamo già letto e riletto. Per cui, aspetta un attimo. Sì, vabbè ragazzi, adesso arriverà il momento di dover scegliere, ovviamente, con chi passare il giorno prima del festival. Quindi direi di andare avanti veloci, tanto a noi per ora interessa soltanto selezionare Natsuki. Per cui adesso ha detto che lei deve preparare i cupcake. Per quanto riguarda Yuri, adesso dobbiamo darle il suggerimento di creare l'atmosfera giusta. Perfetto, quindi siamo rimasti noi. E adesso ovviamente dobbiamo scegliere chi aiutare. Eccoci qua. E dobbiamo ovviamente, ragazzi, selezionare
Natsuki. Per cui bla bla bla, andiamo avanti veloci ragazzi, tanto tutte ste robe le abbiamo già lette e rilette. Ok, adesso si scambieranno i numeri di telefono. Questo ragazzi l'abbiamo già visto, perché appunto quando abbiamo dovuto seguire la route di Natsuki comunque non c'era data la possibilità di passare ovviamente il fine settimana con Sayori, e quindi avevamo dovuto comunque selezionare Natsuki. Ecco fatto, perfetto, anche quest'altra giornata è passata, è arrivata la domenica finalmente, e quindi adesso il tipo si fa arrivare Sant'Ascanio per andare a vedere comunque come sta Sayori. Per cui adesso ci siamo diretti a casa sua, andiamo avanti veloci, e direi ragazzi di andare velocemente anche qui, perché tanto purtroppo questo l'abbiamo già visto ed è la cosa più triste del mondo. Per cui saluto Sayori ed esco da casa sua. E non ci tengo sinceramente a rileggere le frasi di Sayori, ben sapete il motivo. Per cui adesso Natsuki, scusate, è arrivata, sta per arrivare, ed eccola qua infatti, perfetto. Ecco qua, allora vedo che ha portato un sacco di cose. Natsuki ha con sé una grande borsa, e questo ce lo ricordiamo. La tua cucina non ha tutto allo corrente, hai comprato quello che ti avevo chiesto, sì, ho preso tutto. Abbiamo preso degli ingredienti, sono felice di poter fare affidamento su di te. Beh certo, mi sorprende sentire Natsuki dire una cosa del genere al posto delle sue solite frecciatine sarcastiche. Che sia un po' diversa quando non è a scuola? Bene, andiamo in cucina. Che c'è? Non ti offri nemmeno di aiutarmi a portare questa pesantissima borsa? Dove è finita la tua ospitalità, giocherina? Ma dai, da quando sono tenuto a essere un gentiluomo? Prendo la borsa di Natsuki. È pesantissima! L'ho portata fino a casa tua, sei sorpreso? Ora capisco, sì, sono sorpreso Natsuki, sembra che io ti sottovaluti sempre. Ok, io direi di andare avanti e vedere se appunto al momento della preparazione cambia qualche battuta, ragazzi. Non credere... siamo a scuola, iniziamo a non... un sacco di roba da insegnarti. Cosa? Adesso sembri tornata in te. Sei più divertente quando parli con schiettezza, come hai appena fatto. Ehi, ora sì che mi stai trattando come una bambina. Stavo solo cercando di essere un po' più gentile con te. E solo perché non ho un fisico maturo e sexy come quello di Yuri non significa che puoi trattarmi come... Natsuki smette improvvisamente di parlare e diventa tutta rossa. Natsuki, dimentica tutto, non ho detto niente. Dovrei scusarmi, apprezzo che tu stia cercando di essere più gentile. Anch'io avrei dovuto essere un po' più cortese. Però, se è questo che pensi, allora dovresti sapere che fisici come il tuo piacciono un sacco di ragazzi. Ah, chi ne sei tu comunque? Fidati, fidati. Disgustoso. Ehi, era riferito a me. E a chi se no? Ma che diavolo, vediamo di darci una mossa che è meglio. Quando una ragazza ti dice che sei disgustoso, inizia a fare l'acido. Non so parlare oggi, raga. Finalmente hai trovato il tuo punto debole, giocherina. Natsuki mi rivolge un sorriso ambiguo. Ti prego risparmiami. Beh, se Natsuki decide di pensarmi altri insulti come quello, non posso farmi controbattere. Ma per ora mi sembra soddisfatta, mentre inizia finalmente a tirare fuori le cose dalla sua borsa in modo da poter iniziare. Perfetto, ci siamo. L'intera cucina è sotto sopra. Sui banconi della cucina sono sparsi cucchiai, scodelle sporche, farina, buste di plastica e liquidi rovesciati. Il frullatore è abbastanza grande per fare tutta la pastella. Questo ce lo ricordiamo, ragazzi. Si sono messi a cucinare. Ho messo il colorante per alimenti, devo riempire i vassoi. Penso sia ancora nella borsa, le vicino al tavolo, cosa ti serve per colorare la pastella? Ovviamente farò ogni vaso di un colore differente, così facendo tutti possono scegliere il proprio preferito, anche se il sapore non cambia. Ah, un'idea carina, facciamo una cosa del genere anche con la glassa? Ti va? Ah, lo stai chiedendo a me? In realtà non ho preferenze, quindi... E dai, non ci stai mettendo nemmeno un minimo di impegno, non potresti almeno cercare di divertirti un po'? Ma io mi sto divertendo, non sono sicuro di cosa Natsuki sta cercando di tirare fuori da me. Nel mentre la vedo separare la pastella in scodelle più piccole e versare alcune gocce di colorante per alimenti in ognuna di esse. Ah, sembra davvero una figata. Vedi? Non è che cucinare significhi semplicemente seguire le istruzioni. La presentazione è il momento in cui puoi divertirti di più, dando sfogo alla tua creatività. Se gli occhi di tutti si illuminano solamente guardando ciò che hai fatto, allora sì che ne valsa la pena. Perfetto! Per iniziare a pasticciare col colorante, assicurati di finire completamente il frullare a grassa. Dato che stavamo usando il frullatore elettrico per la pastella, mi è toccato usare un frullino, una grossa scodella per la glassa. La glassa è ancora tutta grumosa, adesso ci si mette lei, insomma, che rende la glassa migliore. Bla bla bla. Ok, ho messo il dito nella glassa, la tua glassa. Bla bla bla, ragazzi. È tutto assolutamente uguale. Tutto assolutamente uguale. Mi è sporcato la faccia, c'è una grossa goccia di glassa sulla guancia di Natsuki. Cerca di raggiungerla con la lingua, ma è troppo lontana. Maledizione, sai cosa? Prendi questo. Natsuki prende la glassa con le dita e cerca di spalmarmela in faccia. Ti piacerebbe? Sono più veloce, le afferro il polso prima che raggiunga la mia faccia.
Provo ad usare l'altra mano per contrattaccare, ma afferro pure quella. Eccola qua. Questo ce lo ricordiamo perfettamente, ragazzi. Va bene, chiedo scusa per averti chiamato disgustoso. Lo sai che non dicevo sul serio, solo che è divertente vedere la tua reazione. Dici delle cretinate solo per vedere la mia reazione. Dico, su serio, non dovresti stuzzicare così le ragazze. Se così non dovrei fare nemmeno questo. Si mette il dito in bocca, ovviamente ricoperto di glassa. Che l'atmosfera è cambiata così velocemente. Natsuki è carinissima in ogni caso. L'allarme antincendio si sta bruciando. Mi sa che, ragazzi, è assolutamente tutto uguale. Quindi non è successo niente di diverso da quello che abbiamo già visto. Per cui i cupcake sono pronti. Avrà un aspetto migliore quando aggiungeremo la glassa. La roba per decorare. Metti la glassa in queste buste. I beccucci, bla bla bla. Una parola diversa su ogni cupcake. Ok, anche questo è uguale. Andiamo avanti. Ok, alla fine, ragazzi, la giornata sarà passata. Non potranno passare altro tempo insieme. Andiamo avanti così, bla bla bla, è finito il tempo, non abbiamo più tempo, porti cupcake, bla bla bla. E adesso io suppongo che purtroppo dovremo, ragazzi, dire a Sayori che rimarrà per sempre la nostra migliore amica. Quindi credo che l'opzione di dirle ti amo non dobbiamo prenderla in considerazione per adesso, per cui anche questo è assolutamente uguale. Niente di nuovo. Ok, ragazzi, sta cercando di baciarmi. Ed ecco qua, è arrivata Sayori, purtroppo. Quindi andiamo avanti veloce. Non ti mangiare i cupcake domani, bla bla bla. Se ne va Sayori, la mia immaginazione mi sta facendo dei brutti scherzi. Vorrei essere contenta, ragazzi, fa tutto così male. Tutto bruttissimo. Monica aveva ragione, purtroppo sappiamo che vuol dire, ragazzi. Ok, è arrivato il momento, ragazzi, di selezionare resterei per sempre la mia migliore amica. Purtroppo. Ok, questo pure sappiamo, ragazzi, cosa si dicono, perché purtroppo era l'opzione che avevo selezionato la primissima volta che ho giocato a Doki Doki. Si prova ad essere pugnalati al cuore, va tutto bene, quindi non badare ai miei stupidi sentimenti. È un guaio, ragazzi, perché come si fa e si fa, purtroppo. Sappiamo benissimo come andrà a finire la cosa. Ok, Sayori purtroppo va via di corsa di fronte a casa mia. Perché mi sento così male? Perché sei un pezzo di merda, questo te l'ho già ripetuto 10 miliardi di volte. Ci siamo, ragazzi, è il giorno del festival, per cui è arrivato il momento di salvare la partita. Sovrascriviamo. Possiamo ben vedere, ragazzi, che qua c'è il primo salvataggio, che ovviamente riguarda la route di Sayori. Qua c'è il secondo salvataggio, che riguarda la route di Natsuki. Per cui adesso dobbiamo assolutamente tornare al menu principale. E quindi da questo momento in avanti dovrò seguire la route di Yuri. Cosa che vi ho detto, ragazzi, farò non registrando, perché è una route che abbiamo già visto la primissima volta che appunto ho giocato a Doki Doki. Per cui quando arriveremo al momento cruciale, sarebbe a dire al momento in cui purtroppo dovremo assistere alla morte di Sayori, e da quel momento in avanti vedere che succede, riprenderò a registrare da lì. Ci stiamo avvicinando sempre di più al good ending. Sono veramente curiosa di vedere come andranno le cose. Comunque, se non erro, ragazzi, le cose non cambieranno moltissimo, penso, fino all'ultimo, nel senso che ovviamente una volta che avremo visto la morte di Sayori, purtroppo il gioco comincerà a buggarsi, come abbiamo già visto, e quindi dobbiamo comunque continuare a giocare, quindi purtroppo vivendo anche quei momenti, ragazzi, terrificanti, per arrivare fino al momento in cui Monica ci confesserà di aver sfondato la quarta parete. Quindi Monica, ragazzi, comunque resterà a fissarci seduta al banco, e quindi in quel momento dovremo cancellarla, quindi fare esattamente le stesse cose che abbiamo fatto, ragazzi, la prima volta, e poi vedere appunto che succede dopo, anche che avremo eliminato Monica. Quindi dovremmo arrivare a quel momento là effettivamente per vedere come vanno le cose in questo good ending. Per cui per oggi, ragazzi, ci fermiamo qui, questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione, e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.